oltre un migliaio di atleti, insomma una cornice straordinaria per un evento che forse la città sottovaluta. Sì, una manifestazione di spessore internazionale, decima edizione del Trofeo Pischeo che Messina si onora di ospitare. Noi dobbiamo dire un grande grazie alla famiglia Laganà, al Pischeo Team che dà la possibilità alla nostra città di dar vita a una manifestazione di tale importanza. Da due giorni la città è piena di turisti, di atleti, di gente che viene appunto per questa manifestazione. Questo è chiaramente un motivo di crescita per tutta la cittadinanza, non solo sportiva. L'impressione è che una manifestazione del genere ci fa capire anche quali sono le potenzialità di questa struttura dell'Annunziata, insomma bisognerebbe sfruttarla maggiormente. Beh, assolutamente sì, è una struttura che secondo me è un fiore all'occhiello della città, tante autorità sono venute qui e sono rimaste a bocca aperta in tal senso. È chiaro che questo è un primo step, abbiamo intenzione come federazione, anche come CUS, io lavoro all'interno di questa struttura, di organizzare ulteriori manifestazioni di tale prestigio e anche manifestazioni minori a livello cittadino. Dopo 8 anni gli organizzatori hanno lasciato la piscina Cappuccini, sono stati accolti come dicevamo dal CUS, dall'Annunziata, certo che quella è una nota stonata, le istituzioni dovranno prima o poi prendere posizione perché è un paradosso che tante realtà di vertice abbiano dovuto disputare gare a porte chiuse e che poi ci sia stato questo trasferimento obbligato. È chiaro che il CUS è ben contenta di aver ospitato questa manifestazione, ma nessuno di noi lo è altrettanto per quello che è successo alla Cappuccini. Noi da tempo chiediamo alle autorità competenti di prendere tale posizione e di darci una mano. La Cappuccini comunque rappresenta un'istituzione per il nuoto e la pallanuoto tutta. È delittuoso pensare a quella situazione, aspettiamo con ansia che tutto venga risolto. Come ha detto lei, da tempo tutte le prime squadre di pallanuoto giocano a porte chiuse avendo dei danni non indifferenti, per cui ribadisco, dobbiamo tutti insieme far sì che quella struttura ritorni ai vecchi fasti. Qual è lo stato di salute del nuoto messinese? Questo è una specie di gran galà, una grande festa che offre una vetrina meritata, ma cosa si può fare per far crescere il movimento, magari arrivare ad avere qualche atleta di spicco come ce l'ha la vicina Catania, abbiamo avuto l'opportunità di ammirare anche maglie in azione. Certo, per noi è un piacere avere Gianluca Maglia qui, siamo un po' indietro rispetto ad altre realtà quale Catania e Palermo, ma siamo in grande rimonta. Bisogna lavorare tanto, bisogna aprire a queste strutture e dare la possibilità alle società di operare a 360 gradi. Questo è il primo passo per avvicinarci alla realtà che comunque hanno un passato certamente migliore del nostro e in tal senso dobbiamo chiaramente lavorare tutti insieme.